Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti, benvenuti a, a questo secondo appuntamento eh, con la rassegna Cera una volta la Musica Moderna, rassegna eh, che vede la direzione artistica dei maestri Andrea Gaioni e Riccardo Barba e che nasce eh, dall'idea di proporre delle occasioni eh, di incontro con la musica moderna per i nostri allievi in particolare, ma comunque anche per tutti gli interessati e gli amici della Scuola di Musica del Garda. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi Massimo Minelli, ehm, un um, personaggio a 360 gradi nel mondo musicale, nel senso che non è solo musicista ma anche si occupa di tutti quegli aspetti che sono anche di contorno alla musica e che interessano in particolare appunto anche i nostri giovani che si affacciano eh, a questo mondo non solamente come strumentisti ma magari anche pensando eh, ad altri possibili sviluppi di questa, di questa loro attività. Saranno poi qui con noi anche un, un paio di allievi del corso Academy della musica moderna che si tiene qua alla scuola di musica, che parteciperanno appunto eh, nella, nell nel, nel porre domande, e quesiti, insomma, a Massimo che sicuramente darà degli ottimi spunti di riflessione ai nostri giovani. Um, di cosa parleremo? Appunto si parlerà di tecnologia, si parlerà di rubriche, di, di blog, di podcast, di tante cose. E che poi appunto il, eh, il maestro Andrea Gaioni che stasera sarà anche nelle, nelle vesti di, di presentatore avrà il piacere di, eh, di interrogare appunto Massimo su questi, su questi argomenti. Eh, semplicemente ecco, ricordo il prossimo appuntamento, il prossimo appuntamento sarà mercoledì eh, 17 marzo. Eh, con Martino De Franceschi, contrabbassista, eh, che ci parlerà appunto del ruolo del bassista, l'accompagnamento, il solismo e l'improvvisazione. Ricordo appunto che stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook della scuola di musica del Garda dal teatro della scuola di musica del Garda, eh, dove appunto ehm, abbiamo un po' le nostre, uh, le nostre attività alle quali noi vi aspettiamo perché naturalmente la scuola è aperta, la scuola è sempre disponibile, quindi venite se volete imparare uno strumento, comunque conoscere le nostre realtà. Quindi non mi dilungo ulteriormente e ehm, lascio la parola ai protagonisti augurandovi una buona serata. Grazie. Ciao a tutti, grazie Alberto per l'introduzione eh, e soprattutto grazie anche eh, a nome di tutti noi, anche per la, per la possibilità comunque che, che, che ci dai di, di eh, portare queste rassegne. Purtroppo quest'anno così in live streaming, però non, non lamentiamoci che piuttosto che non fare niente, almeno qualcosa si può fare. Massimo, finalmente sei qui <ride> Ciao e siamo invertiti finalmente. <ride> Sì, perché anche voi, tu sei stato il esatto, mio ospite. Voi dovete sapere che io ho avuto l'onore di essere uno degli ospiti di, di Massimo eh, in uno dei suoi podcast, così come anche il nostro maestro Riccardo Barba che è dietro la console in questo momento. Maestro tutto regolare, tutto a posto, perfetto. Okay. Ehm, e quindi stasera faccio un po' da. posso finalmente vendicare. no scherzo, posso finalmente. <ride> sto dall'altra parte, diciamo, e, e intervistiamo Massimo volentieri. Anzi, Massimo, iniziamo subito. direi, Dimmi. presentati tu, parlaci un po' di te, raccontaci un po' di Massimo. Eh, eh, allora, è sempre m, difficile, ho scoperto, da quando mi sono avvicinato un po' al al mondo web, al mondo dei de video, del podcast, sapersi eh, identificare, sapersi presentare con eh, poche parole ed essere, diciamo, arrivare subito al punto. E ho mh, trovato, sono anche un po' emozionato in verità, <ride> e ho trovato questa eh, definizione che è un po' presa anche da... Mh, dall'attività che ho fatto, quindi dal pod, dai podcast, e, insomma, che è sostanzialmente sono un eh, appassionato musicale. Okay. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che eh, è composto da due parole, appassionato che deriva da passione e musicale. La passione credo di averla ereditata da mio papà, che non è musicista, però eh, è comunque un appassionato, mio, mio papà è un cacciatore, ma è uno di quei cacciatori che ci sono sempre, vanno sempre a 365 giorni all'anno, mettono la passione proprio quasi davanti a ogni cosa e ho scoperto che anch'io eh, sono così da questo punto di vista, con i suoi pro e i suoi contro. Eh, mentre invece per quanto riguarda la definizione di musicale, l'ho scoperta dopo, cioè l'ho scoperta abbastanza recentemente perché eh, mi è capitato durante un'intervista con Alan Farrington che proprio ha utilizzato questo termine musicale e magari invito anche Riccardo a mandare un video che ho, ho portato per voi di Alan. È, è doveroso precisare che io, eh, io non mi ritengo un musicista, io mi ritengo musicale, sono una persona che è, è musicale, musicista è una persona che la studia, la musica. Io sono completamente autodidatta, mi sono sempre messo a posto da solo, ho seguito le mie strade, così. Diciamo che sono musicale. Musicista non mi sento. Massimo, questa intervista l'hai fatta all'interno del tuo Bridge 9 Studio. Sì, esatto. Che è una realtà di cui ti occupi ormai da parecchio tempo. Sì. Io so da quanti anni, ma i nostri spettatori forse non lo sanno. Quindi, lascio a te la parola. Parlaci un po' di questo Bridge Nine Studio. Di... Allora, il Bridge 9 Studio è nato sostanzialmente come un home recording. che eh, Ormai è una parola che va tanto di moda, insomma, potersi sostanzialmente registrare in casa e fare anche delle piccole produzioni anche in casa. Eh, è nato chiaramente quasi per necessità, nel senso che eh, ad un certo punto, quando diciamo, la famiglia ha cominciato a, a crescere, mi sono portato sostanzialmente il, il lavoro a casa. Quindi ho lasciato perdere un po' quelle che erano le attività live e mi sono comprato tutte le attrezzature per poter cominciare a fare le piccole produzioni. Anche in questo caso qua ho portato magari delle foto che invito a Riccardo a, a mandare. E in, eh, ecco, questo qua era proprio la primissima versione del, del Bridge Nine Studio. Quindi, proprio fatto con un computer, e una, un, uno schermo, e due casse dello stereo, sostanzialmente, da, con, con i quali cominciavo a, a comporre le, le, le primissime cose. A, insomma, a avere l'intenzione proprio di, di, di poter fare qualcosa di mio. E poi andando avanti, chiaramente mi sono trasferito quasi subito in taverna dai miei genitori. Eh, dove c'è diciamo, un po' più di spazio, e anche qui abbiamo cominciato a registrare. Ecco qua vorrei fare un appunto perché su questa Ma... foto che è appena passata Cioè, io e te siamo gli unici al, al mondo. mondo che hanno comprato quel maglione e io ne vado particolarmente fiero, perciò eh, volevo scusa, mi sono permesso <ride> di intervenire perché è vero, bellissimo. Eh, no, perché ancora mi chiedono oggi quando esco di casa perché è... sei uscito in pigiama? Te lo chiedevano. Esatto, esatto. Bravo esatto, eh, <ride> adesso non sono più solo. Qui ovviamente poi i primi lavori de, per ricavare appunto i primissimi spazi eh, perché appunto eh, diventa molto importante a questo punto potersi ricavare un proprio spazio dove poter produrre ed essere tranquilli, che è uno dei punti secondo me fondamentali di questa attività, del, insomma, del, del, del poter produrre, fare musica diciamo per bene. Poi andando avanti ovviamente abbiamo cominciato a registrare qui con eh, diciamo il mio... Più grande giudice, che è il mio amico Cech, e che, con il quale appunto componiamo insieme canzoni e altro, sempre in quella che è ovviamente un angolo del sottoscala della, della taverna. Poi, ovviamente, in, durante quest'ultimo anno ho detto no, bisogna rimodernare un po', e ovviamente ho fatto anche qui dei piccoli lavori di, di restauro e mi sono ricavato quello che è appunto un angolo per fare la musica, quindi un angolo dedicato a questa, fare la musica e fare anche tutte quelle attività che poi dopo eh, ne parleremo insieme, insomma sostanzialmente. Per cui ecco andiamo avanti. E, ecco qua i primi... Ok. E, a, a proposito di questo volevo aggiungere, se mi permetti, la, la, il primissimo consiglio che posso dare che è appunto l'importanza poi di ricavarsi appunto uno spazio, l'importanza di avere un, un posto dove poter essere tranquilli, dove non avere gente che ti mette fretta perché magari devi lasciare il posto a qualcun altro, quello diventa un requisito fondamentale per poter produrre qualsiasi tipo di contenuto, sia web ma anche fuori, per poter essere creativi in, in linea generale. Anche qui vi ho portato, volevo lanciarvi un po' anche di quelle che erano le attività di tutti gli spunti che poi ho, ho ricevuto da, da altri da, da esterni e con il video di Marco Civolani che appunto spiega bene questa cosa e tu eri uno dei pochi che al tempo aveva lo studio di registrazione in casa sostanzialmente, quelli che adesso tutti chiamano l'home recording studio eh, eh beh. <ride> Era, diciamo, la soluzione che avevo il tempo, non che adesso stia molto meglio, anzi. Però, ehm, sì, appunto, avere la possibilità di avere due ambienti separati già era lusso, nonostante comunque il garage fosse condiviso perché mio papà lo usava come laboratorio all'epoca. Però con un sistema di, di um, moquette mobile che si poteva montare e smontare, in sostanza... Ehm, sembrava di stare in un ambiente completamente isolato eh, perché c'erano questi pannelli di moquette che salivano e scendevano in base all'esigenza e quindi non si vedeva il trapano a colonna non si vedeva il tornio <ride> non si vedeva tutte le cose che c'erano dietro che facevano folklore ma in realtà con la ripresa acustica non c'entrano molto anzi e, mh, è meglio non averlo comunque tanta manna perché già eh, diciamo già la possibilità, lo dico sempre: quando racconto queste cose, già la possibilità di avere uno spazio eh, dove poter mettere le proprie cose. Potersi mettere a registrare, poter disporre i microfoni, e dove non ci sia qualcuno che ti fa notare che magari sei già giù da un'ora. E magari lo spazio serve a qualcun altro, ecco, è già tanta roba, certo. è già tanta roba. Prima ancora di parlare di acustica, di altri problemi, per carità, che sicuramente sono importanti, ma già il fatto di poter avere un ambiente proprio in cui fare queste cose senza che nessuno ti metta fretta di farlo è già un lusso. Certo. Massimo, devi però lasciarmi aprire a questo punto allora un paio di parentesi, perché dimmi, tra, le tue, tra i tuoi racconti eh, ci sono delle, de, delle sfumature che voglio, voglio cercare di cogliere. Mm, parlavi prima anche delle tue prime esperienze appunto nel tuo Bridge Nine Studio come compositore di canzoni. Quindi tu, in realtà, però suo suona suoni, suonavi, suonato, Suono. componi. Raccontaci sì, sì. anche a noi. Mi piace eh, anche scoprire questa parte. Praticamente, io ho cominciato da giovane, 16 anni più o meno, a suonare la chitarra. Tu sei chitarrista. Sono esatto. chitarrista e Ovviamente sono... come tutti i migliori, tra l'altro, sì, esatto. perché siamo... Non se non Perché ne ha male il maestro Barba. Oh. <ride> e ho cominciato a 16 anni appunto a, a suonare la chitarra, a suonare la chitarra. Sono stato, lo, dico, lo racconto sempre, ho avuto la fortuna barra sfortuna di ascoltare Nirvana quindi di scoprire quel, quel genere musicale lì, di inquadrarmi in quel genere musicale lì e di suonarlo per praticamente una vita. Perché dico fortuna e sfortuna? Perché da un punto di vista, chitarristicamente, sappiamo tutti che in Nirvana c'è quattro accordi, diciamo, anche messi giusti, però sostanzialmente sono quattro accordi, per cui cose abbastanza semplici. Eh, la sfortuna è perché non mi ha permesso poi di approfondire quello che era lo studio dello strumento. Eh, perché chiaramente ho lasciato perdere, mi sono buttato più sulla composizione, infatti, quasi da subito ho cominciato a comporre canzoni piuttosto che ehm, testi, ehm, varie cose insomma, sempre con questa enfasi, con questa diciamo, veemenza che caratterizzavano appunto, i Nirvana e tutti i gruppi Grangi. Sì. Chiaramente seguendo questo filone qua, poi mi sono perso una serie di cose. Che sto ricominciando a riscoprire adesso piano piano, per cui eh, con il Progressive eh, racconto: i miei amici ormai hanno la testa così perché mi sono appassionato con eh, Steve Wilson e tutta quella che è la sua carriera. Porcupine Tree. Porcupine Tree, esatto, de, de, de Apple TV, insomma, un, un po' di gruppi che adesso sto cominciando a riscoprire. Addirittura sono andato a, indietro a scoprire anche King Crimson, insomma, a, a riscoprire un po' di, di belle cose. Da questo punto di vista. E penso magari le avessi scoperte allora, cioè avessi avuto questa voglia di suonare con, eh, con questa cosa qua. E da lì, chiaramente, da quando ho cominciato a suonare, ho poi suonato in molte band Grange, che è la, la principale mia. sono i Furono Cero Noise, che era un gruppo locale qui di Brescia, e per poi andare con i, nei Bobby Tankat. Per poi anche sfociare nei new dress dove facevamo musica elettronica, per cui sperimentare, scoprire sempre è stata una cosa che mi ha eh, sempre appassionato, mi è sempre piaciuta. Insomma, anche eh, con i live ho scoperto sempre qualcosa di nuovo da ogni, ogni tipo di, in di Sempre in veste di chitarrista? Sempre in veste di chitarrista, -cantante, chitarrista-cantante. Poi cantante. mi hanno detto: no, non cantare, ah. <ride> fai, <ride> fai qualcos'altro, suona solo. Per cui, però. Eh, fino all'altro giorno dove ho, su, suonavo con un gruppo che dove facevamo tributo all'unplug di New York, dei Nirvana quindi ho sempre sperimentato è sempre stato mo, molto bello questa cosa qua e cosa che poi ho, ho portato nel mio home recording quindi in, in, quello, che, in quello che avete visto nel, sostanzialmente nel, nel, nello scantinato che abbiamo, che abbiamo, che abbiamo visto prima Chiaramente cosa succede? Eh, ho sempre, io vado avanti, poi fermami, eh, vai, 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 vai. Vado avanti con i racconti, Vai, vai, vai. Eh, a quello che mi ha portato diciamo, in quest'ultimo anno. Chiaramente l'home recording, ho, una volta che avevo strutturato tutto, ho detto, e adesso cosa faccio con, con tutta questa attrezzatura? Perché sì, ho fatto qualcosina, mi è capitato di registrare qualche amico, mi è capitato di incidere eh, qualche canzone tra, sempre tra amici, una cosa abbastanza appunto, home, però sentivo che il, eh, diciamo, lo spazio che nel frattempo avevamo battezzato Bridge Nine Studio, questo dal nome della via dove attualmente abito, eh, non era sfruttato a sufficienza. E sentivo appunto questa mancanza, sentivo di, di dover fare qualcosa di più. Nel frattempo eh, per lavoro ero molto spesso in macchina e ho cominciato ad ascoltare podcast. Podcast di ogni tipo, eh, dalla crescita personale a piuttosto audiolibri, piuttosto che insomma vari e svariati. In particolare quelli relativi alla crescita personale erano molto spesso anche delle interviste a persone che magari ce l'avevano fatta in qualche ambito. E da lì mi sono chiesto: Caspita, mi piacerebbe intervistare qualcuno anche dal punto di vista musicale, ma proprio per capirne un po' i segreti, capirne un po' quello che pensano, quello, qual è stato il loro percorso, raccontare, un, cioè permettere alle persone di raccontare un po' più di sé. E. E così è stato, nel senso che la prima persona che ho chiamato è stato appunto Marco Civolani, che abbiamo visto prima, perché è uno di diciamo, quegli amici che non senti mai, eh, a parte ultimamente che ci stiamo sentendo praticamente giorno si sì, giorno no, però tutte le volte che ci chiamavamo facevamo delle ghiacchierate al telefono, no? per cui ho detto lui è un, appunto un fonico bravissimo. E ho detto, ascolta Marco, ho bisogno di fare questa cosa qua. Vorrei tirar su un podcast, vorrei provare a, insomma, a sperimentare un po' con programmi, cose. Ci sentiamo una volta una serie via Skype e facciamo questa cosa qua. E così è stato e così è nata la prima puntata di conversazioni sotto il ponte. Di conversazioni sotto il ponte. Il ponte. Infatti, esatto. mi stai parlando proprio del... Del, della primissima puntata che poi risale. Cioè, L'idea in verità eh, è in testa che mi gira è già da un paio d'anni abbondante. Poi tra il dire e il fare c'è sempre la necessità di tempo, la necessità di voglia. E diciamo che questo lockdown, che è stato malefico sotto tanti punti di vista, per quanto riguarda conversazioni sotto il ponte, è stato diciamo, la, la ciliegina sulla torta perché Beh certo, mi ha permesso di... di eh comunque lavorando, perché ovviamente ero a casa, però si andavano a recuperare tutti quei tempi morti che magari si passavano in auto, piuttosto che eh, ottimizzare meglio le, la, le situazioni, per potersi concentrare un po' di più poi alle attività a casa. Sì, perché ricordiamo che tu in realtà tutto quello che fai, che a me sembra una mole di, 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 di roba incredibile, lo fai nel tempo libero praticamente. Sì, esatto. in realtà poi hai anche un altro cioè, un cioè lavoro. Come se non bastasse fai anche un altro lavoro. No, io e ho un lavoro. Cioè in realtà che è fa... l'altro il lavoro e questo è l'altro esatto. lavoro, però... <ride> okay. ok. Questa è la, è la passione. Ah, ok. Questa questo è, è l'hobby, la passione, è proprio quello che raccontavo prima, appunto derivato da mio padre. Certo. E è questa, che quindi ti permette di fare anche delle cose incredibili, ti permette di svegliarti presto la mattina, andare a dormire tardi la sera, perché... Perché devi uscire con la puntata. Se non esci con la puntata, chissà cosa succede? Perché da, da quando è uscita la prima puntata, poi c'è stata anche una mia particolare convinzione: ho detto devo uscire con una puntata alla settimana, e così bene o male, fino adesso è stato. Quindi, sono uscito con una puntata alla settimana, un'intervista alla settimana con tutto quello che ne comporta. E tra l'altro, quindi montaggio video tuo, montaggio audio tuo eh, che, esatto. che per chi non lo sapesse, io non ho una grandissima esperienza però mi sono cimentato così anche così per gioco a volte in, in eh, montaggio video e così via è un, anche questa una mole di lavoro non indifferente, non indifferente soprattutto sì. se, um, se deve fare riferimento ad un format eh, prestabilito con un certo tipo di canoni e quindi sicuramente e eh, anche con un certo tipo di, di, di qualità che tu giustamente vuoi dare a chi, a chi lo ascolta sì, diciamo che perché c'è stata un'evoluzione un 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 anche bravo. da questo punto di vista. No? Esatto, perché sono sempre stato un po' della scuola del mh, fatto è meglio che perfetto. Okay? Per cui bisogna buttarsi, perché è solo, secondo me, facendo che poi si impara a fare le cose. Eh, per cui ho deciso di buttarmi, chiaramente senza partire eh, a caso. Una certa base per la si fa, però ho capito quelli che sono i programmi, da poter utilizzare quelli che sono diciamo, le, il processo. Poi, dopo, io, per lavoro faccio tutt'altra cosa, però, diciamo, eh, progettualmente, siccome diciamo, faccio il progettista, per cui mi, mi so diciamo, organizzare abbastanza bene il tempo e eh, il processo, certo. per cui questa cosa qua mi ha portato appunto a ottimizzare molto di quelli che sono i passaggi di montaggio. A tal proposito, volevo invitare eh, Riccardo a mandare il video mio, adesso non mi ricordo come l'ho chiamato. Bravo, esatto, quello lì. <ride> Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge 9 Studio. Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge 9 Studio. Volevo cominciare questa puntata ringraziando gli ascoltatori del podcast che mi hanno consigliato di rivedere un setup per quanto riguarda la, la mia ripresa. Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge Nine Studio. Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge Nine Studio. Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge Nine Studio. Ciao a tutti. Oggi a Conversazioni sotto il ponte è un onore per me avere qui Massimo Guerini. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Oggi a Conversazioni Sotto il Ponte è un piacere per me avere qui Eugenio Curti. Ciao Eugenio ecco e qui, praticamente abbiamo visto un po' quella che è stata l'evoluzione da, dal primissimo video, dalla primissima presentazione a, a quello che, diciamo, nel, in questo periodo, in questo tempo poi ho, ho costruito con Conversazioni sotto il ponte. Ma Parlamci un, un po' di più di queste conversazioni sotto il ponte, cioè come com si sviluppa questo, questo format eh, in particolare? Perché appunto ormai sei arrivato a parecchie interviste, eh, no? a parecchie conversazioni a chiamiamo. 36 conversazioni, eh, caspita, sì. Conversa sei, sì, sì. 36 chiacchierate, diciamo così. E come com si sviluppa questo format? Allora... Ehm, Diciamo dal punto di vista del contatto con la persona? Anche sì, 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 okay. sì dal punto di vista... Oh, sostanzialmente cosa succede? Ho un, diciamo, una sorta di checklist, una sorta di scaletta di, di persone da contattare, un elenco di persone da contattare e le contatto, cosa, cosa è successo anche con te, che è successo anche con il maestro Riccardo e le contatto dicendo vorrei farti un'intervista eh, per il, il, il mio podcast che è Conversazioni sotto il ponte podcast vodcast so, perché poi ci sono i puristi del podcast perché questo è sia video che audio certo, per cui okay, l'ho quindi... praticamente direzionato su, su, vi, su youtube per avere un canale diciamo si però ormai Pod... io podcast quando non... consiglio sempre L'ascolto però via audio perché sono chiacchierate piuttosto lunghe, cioè partono dai 40 minuti minimo, minimo perché mi sa che non ho mai fatto mh, conversazioni più corte di 40 minuti fino, fino a un massimo, massimo di, di colpa. Un'ora e mezza con ecco, te, esatto. tu sei <ride> più, che tra l'altro con te ho dovuto fare due puntate. Ecco, altro. ho preso il cazziatone anche stasera ah. e, <ride> e niente, semplicemente contatto quelli che sono. Eh, ecco, mi interessava capire esatto, esatto bravissimo musicisti, ma non solo perché musicisti, ma soprattutto eh, appassionati musicali come me okay. ehm, operatori del settore. Per cui mi è capitato di fare un'intervista con Andrea Del Polpo, eh, del Polpo, che è un tecnico Luci. Eh, mi è capitato di fare un'intervista con eh, mi sfugge il nome. Sono ad essere tante. Comunque, io ricordo. Eh, Michele Calabrese che ha un amico per tanti anni è un amico esatto anche lui è stato eh, un grande amico come me che abbiamo costruito insieme anche la sala prove c'è stata anche l'occasione di, di parlare di quella che era la, appunto la sala prove della nostra passione ah, sì, sì. giovanile per cui di parlare di, di tanti aspetti Solitamente, appunto, contatto queste persone qua, gli chiedo una, una chiacchierata, un'ora del sud del loro tempo e sottopongo, appunto, quella che potrebbe essere una scaletta, una liberatoria. E sostanzialmente, poi ci troviamo su Skype e io lancio quello che è il programma registrato. Solitamente, quello che vedete poi nelle conversazioni è esattamente come io monto la scena in diretta, sostanzialmente. Chiaro, okay. eh, per okay. cui ecco, è una cosa molto divertente che mi permette di. di Cap captare parecchie cose, insomma, avere parecchi spunti. Quindi, persone il cui percorso di vita è fortemente, è fortemente influenzato esatto. dalla oh, vedi che Io ero preparato, eh, cioè, volevo portarti qui. Volevo portarti, <ride> esatto. qui. no? Però, certo, chiaro. Esatto, chiaro molto vero. Vero. E, sì, perché appunto recita così: l'inizio, conversazione sotto il ponte, il porta a casa del Birgit in studio. Eh, poi, com'è che fa? Mamma mia, live, live <ride> me lo fa live. Eh, ma tra l'altro durante, durante queste conversazioni in realtà però io mi ricordo sì. c'è stata anche eh, io ne ho vista una magari sono di più anche una puntata dedicata più in realtà a un'uscita discografica mi pare con Kill Daphne se non ricordo male che era um, una sorta di format leggermente diverso forse però era sempre sì. una sorta di conversazione sotto il ponte eh, esatto perché anche lì mi è venuta in mente ovviamente una una delle mie mattate, per perché l'intenzione era quella appunto di permettere a artisti, giovani, giovani artisti emergenti, mh, particolarmente, diciamo, con, con dei prodotti particolarmente efficaci, di presentare anche il proprio album. E per cui mi sono inventato questo format che è appunto l'ascolto con l'artista, dove andavamo, abbiamo fatto appunto questa puntata, che è una conversazione sotto il ponte. Dove siamo andati appunto ad ascoltare tutto quello che era il loro ultimo EP, commentando insieme le canzoni, per cui andando a, anche lì a captare quelle che magari sono le sfumature che l'artista stesso eh, sa di aver messo dentro, sa di voler esprimere, e lì gli ho dato la possibilità di esprimerlo perché sono le stesse cose che anch'io quando ho fatto i dischi con i, i, miei, i miei gruppi, eh, volevo che le persone potessero captare cer certe cose da, da quello che avevo prodotto. E lì ho dato appunto la, la possibilità a Fabiana di, diciamo, di intervenire, di, di registrare appunto questa puntata un po' particolare, un po' speciale, dove abbiamo ascoltato insieme il loro album. Eh, questa cosa è molto bella, anche perché, tra l'altro, permettimi, se tu non fossi mh, musicale, come, ti, come ormai ti piace giustamente di, definirti, di, di. Eh, probabilmente questa cosa non sarebbe uscita, perché è, una, è, un, è, un certo, è un tipo di sensibilità che è legata al fatto che tu comunque hai se, mh, un, un vissuto sì. anche nella musica suonata e, e, e non solo mh, nel... Eh, in, in quello che gravita attorno alla musica online eh, piuttosto che quindi ed è una cosa molto bella comunque perché dà una possibilità come tra l'altro in un periodo dove non si poteva neanche andare a suonarlo in giro il disco fondamentalmente quindi almeno esatto. eh, poterlo, poterlo presentare in, in un modo diciamo completo sì, nel stata, limite del possibile ho visto che è piaciuto infatti ho avuto anche alcune richieste e adesso, ci stiamo organizzando per poterle fare, perché anche in quel caso lì ho dovuto fare un format non tanto online, ma più diciamo, appunto a casa eh, mia, Fabiana è stato invitato. E... e quindi adesso vediamo se, come farlo e come, come organizzarlo. Beh, ti devi attrezzare come noi a scuola di musica, come vedi esatto, siamo con il Plexiglass, plexiglass mascherine, e tutto nel, nel, nelle norme vigenti, nel rispetto giusto, delle così. norme vigenti, e così almeno Chiediamo, Giancarlo, ci devi aiutare a costruire <ride> i plexiglass per il Bridge in studio a questo punto, che è il nostro Giancarlo. Che è col logo, è pazzesco, logo qualsiasi magari. cosa tu, tu pensa una cosa, Giancarlo la, la fa, <ride> la fa la fare, <ride> di qualsiasi tipo. Ehm, prima mi è, mi è venuta in mente un'altra domanda che ho aspettato a farti perché, ehm, perché vo volevo aspettare di arrivare a questo punto. Eh, tu hai, hai appunto ehm, ristrutturato il tuo business in studio sì. con gli anni e così via, e qua mi, ehm, mi viene in mente questa domanda. Legata a un altro aspetto del Brisbane Studio che sono delle, delle rubriche diverse. Mm -hmm. eh, una di queste è, è The Studio Tour, sì. giusto? Dove voi visitate proprio degli studi di registrazione, parlate eh, con dei fonici professionisti che, che sono appunto i titolari di questi studi, eh, andate un pochino più a fondo di quello che è questo mondo. Che è sempre un po', cioè, per chi non è addetto ai lavori, è sempre un po' mistico, misterioso, sì, no, lo studio esatto. di registrazione. Quindi volevo sapere un pochino intanto come funziona mh, questo, questa rubrica, questo studio tour e eh, se da questo, eh, da questo tour tu hai tratto mh, delle ispirazioni per poi ristrutturare il tuo studio per esempio per trattare la stanza piuttosto che no. Mm. Per, per, non lo so, se, se anche da questa esperienza eh, ovviamente anche tu trai beneficio in qualche modo Chiaro. sicuramente. Allora Partiamo dal... Vai, dall parti dall'inizio. <ride> allora, the Studio Tour, hai detto giusto, è una rubrica parallela, sempre fatta con eh, il Bridge in the Studio. Hai detto giustamente, voi siete andati perché eh, Marco Civolani, anche in questo caso qua, mi ha accompagnato, anzi è diventato a tutti gli effetti anche lui un, eh, diciamo un protagonista del, del Bridge in the Studio. Un, un Bridge Niner. <ride> esatto, un Bridge Niner. <ride> e mi ha... Mh, perché anche qua ho, ho avuto questa, questa idea di... volevo appunto andare a vedere gli studi di registrazione, perché anche a me è una cosa che è sempre piaciuta proprio. E in verità la, la prima puntata di The Studio Tour, che abbiamo fatto presso il Sotto il Mare Studio di, di Luca Tacconi, Tacconi, che è uno studio di registrazione fotonico da questo punto di vista, perché ha degli ambienti veramente spettacolari, poi sapevo che lui era una persona super disponibile perché eh, non ci avevo avuto a che fare io direttamente, ma avevo avuto a che fare dei, dei miei colleghi, e gli ho mandato una mail chiedendogli ti andrebbe di fare una conversazione sotto il ponte, quindi l'ho trattata come un'intervista, no? Gli ho detto, la possiamo fare online come ho sempre fatto, e siccome c'era stato un po', diciamo, un... Eh, lockdown, non eravamo più in lockdown per cui si poteva girare abbastanza liberamente, ho detto se preferisci però la facciamo da te. Ah, va bene, va bene, mi ha detto sì, sì, va bene, venite pure qua da me, è una cosa che mi piace, ah, perfetto. Io tutto gasato ho chiamato Marco, gli ho detto ascolta c'è la possibilità di andare a, appunto a vedere il sottomare studio, ti fa di venire a accompagnarmi, sì sì, va bene, va bene, ci siamo organizzati ha detto... Dai, già che siamo là, magari facciamo due riprese, è nata proprio così. Siamo, sì, dai, ascolta, prima di partire con l'intervista facciamo 5 minuti di ripresa dello studio così vediamo un po' come... E poi dopo facciamo l'intervista praticamente quelle 5 minuti di ripresa sono durate praticamente 2 ore dove io e Marco andavamo a è il paese dei balocchi sì, sì, la, cosa, è la, è la, è la sala A, la sala B è il, è il sistema di sonorizzazione poi Luca è stato super gentile super disponibile ci ha fatto proprio vedere tutto e allora da queste due ore di filmato mi hanno detto vabbè a questo punto qua ci facciamo una rubrica a parte ed è appunto nato The Studio Tour tra l'altro la sigla sono ritornato a registrarla con eh, sempre il mio amico Cech che mi ha accompagnato per riregistrare la sigla sempre lì al Sottomare Studio ah. e è stato interessante poi abbiamo fatto l'intervista quindi ci siamo seduti dopo aver girato allegramente per destra e sinistra e per tutte le cose e ci siamo fer seduti, fermati e abbiamo fatto quella bellissima intervista con Luca che è stata veramente anche lì un'intervista di cuore perché mi sono riconosciuto molto in quello che poi anche Luca diceva eh, un po' tutto quello che è stato il vissuto è stata proprio una, una bella intervista proprio emozionante per cui è proprio bello perché mi sto portando a casa veramente un sacco di cose e, e spero di, di queste cose qua di poterle poi trasmettere attraverso l'attività del business studio bello Ok, l'altra domanda? Eh, no, dopo eh, ti, ti chiedevo era, se, no, se questo, mi, anche dal punto di vista, oltre no, che sì. a questo punto umano, sicuramente, anche perché poi immagino che fare un'intervista di persona dopo tante interviste, eh, insomma, online sia stato anche solo quello, sia stato un impatto finalmente un po' più, eh, sì. nulla togliendo per carità all'intervista online, però le persone di persona sono più sempre, o meno come eh, adesso. Sì, esatto. <ride> eh, no, però dico, è... anche dal punto di vista tecnico hai, hai tratto qualche mh, qualche vantaggio qualche, o, qualche, o semplicemente ispirazione per, per la, per la mh, eh, ristrutturazione del tuo studio. A me è venuto in mente il trattamento della stanza, ma solo perché guardando le foto prima ho visto insomma, certo che, che ho fatto qualcosa che, di tra l'abbellimento dello studio e magari anche qualcosa di funzionale. Eh, allora, girando per quegli studi lì... In particolare quello di Luca Tacconi, lui ha degli ambienti che sono proprio trattati matematicamente. Sì, per sì, ricordo che, è che è ha delle, anche delle vele pazienti. Esatto, delle vele per, che po riverberi. per poter regolare i riverberi, per poter poi microfonare sopra le vele, cioè sono delle cose che mi viene la pelle d'occhio adesso a parlarne, per cui è proprio, proprio bello. Chiaramente una situazione del genere non si può riprodurre in quello che è un home recording. Eh no, certo. Eh, per cui infatti nell'intervista anche eh, Luca la racconta questa cosa qua, perché lui ovviamente non è partito con quello studio lì, è partito con una situazione secondo me forse un po' più grande, ma molto simile alla mia, nel senso che era anche lui in una taverna sostanzialmente, che poi è adattata a studio di registrazione. E racconta appunto che gli mancava un po' quella cosa che poi sentiva nei dischi. Okay? Certo. E, e perché gli mancava? Ha scoperto che... Sostanzialmente era proprio l'ambiente, perché l'ambiente poi dopo faceva molto. Quindi tutto quello che lui sentiva in quei dischi anni 70, quindi proprio suonati, e anche live: infatti l'approccio del Sottomare Studio è proprio quello del live. Eh, si riversava poi proprio nei dischi e, e quindi sentiva che in quell'ambiente lì gli mancava. Per cui ci ho fatto una riflessione io su. Eh, la comparazione del perché andare in uno studio di registrazione piuttosto che registrare uno, in, in un home recording. E sono giunto alla conclusione che è sempre meglio dal punto di vista musicale per poter poi percepire diciamo, quella botta, quel, eh, quella, quel, se quel senso di live, è sempre meglio andare in, in uno studio di registrazione piuttosto che perché difficilmente riuscirai in un home recording a ricreare qualcosa. Poi adesso vabbè ultimamente abbiamo tutti questo Billy Elish che va ai Grammy, insomma, che prende beh, cioè, sì, beh, dopo che è registrato le in casa, poi che dopo... conferma la regola c'è sempre. Però mi viene da farti questa domanda, perché eh, poi noi qua abbiamo in realtà anche due dei nostri, dei nostri allievi, come, come anticipava prima eh, il maestro Alberto. Quindi, dopo, magari chiediamo anche a loro se hanno mh, delle, delle domande sugli argomenti di cui stiamo parlando. Prima te ne faccio una, io però se Secondo te, quindi, se uno ehm, dei nostri ragazzi, un ragazzo insomma, che, che vuole cominciare a attrezzarsi almeno per avere un, un piccolo studio di home recording a casa o per potersi arrangiare, quali sono le cose che proprio non possono mancare? Che, cioè, le cose che secondo te sono fondamentali da tenere presenti per, per non fare anche delle, delle, mh, come si dice, delle spese inutili piuttosto che insomma, per fare una cosa certo. fatta, fatta in maniera. Ah, guarda, ormai la tecnologia lo sappiamo tutti oggi, anzi noi musicisti di vecchia data lo sappiamo bene. Perché Hai ha detto fatto... se sono vecchio? Secondo... Sì. Sei, al... <ride> sei vecchio almeno quanto me. Sono vecchio almeno quanto te. Sono Quindi... giovane almeno quanto te. Va bene, dai, giovane eh. quanto me. Facciamo e... che tu sei vecchio e io sono magro, non è più credibile se siamo <ride> vecchi. Basta vai. E... La tecnologia ha fatto dei passi da gigante. In questo punto è, è diventata molto accessibile rispetto a quello che era una volta. Prima nelle, nel video di, di Marco Civolani abbiamo visto il suo home recording, quello che allora era chiamato home recording, ed, ed era composto sostanzialmente da un PC, da una scheda audio, da microfoni. Che è la cosa che secondo me. È, allo allora come adesso è quello che ci vuole per fare un, almeno un home recording, quindi un PC, una scheda audio e dei microfoni. più L'ascolto sì, sì, sì. eh. poi, l'ascolto lo si può fare anche con delle semplici cuffie, delle cuffie. se non sia perché l'ascolto è sempre secondo me un po' vincolato all'ambiente. Infatti, anche nel, in quello che avete visto prima, la mia situazione, che è sottoscala, non è l'ideale per avere un ascolto. Però ho il vantaggio, per esempio, di avere un ambiente molto grande alle mie spalle, per cui tutti quei problemi di eh, risonanza che potrei avere, in verità sostanzialmente, io nella mia posizione di ascolto non ce li ho. Okay. Mentre invece se eh, si va a strutturare un, lo studio, un long recording in un ambiente piuttosto piccolo, mettiamo una stanza di. 3x2 potrebbero Beh, per i ragazzi, solitamente la camera, è la, camera, la camera, la camera da letto, si potrebbe incorrere in eh, diciamo, eh, delle, dei problemi appunto di risonanza che non è il riverbero. E anche questa cosa qua l'ho spiegata abbastanza bene in un video. e quindi sostanzialmente. I video che ricordiamo si, si trovano tutti su, su, YouTube. su YouTube e comunque e su, anche dal tuo sito. Bravo, esatto. Yeah, esatto. Dal, dal sito è comunque fatto. Perché nel frattempo, poi non dormendo di notte, ho fatto anche un sito. Hai fatto anche un sito sì, che è. No. diciamolo: bridgeneistudio.it. Col 9. Esatto, Bridge esatto. bridge9studio.it. Ok. E. Quindi sostanzialmente quello che consiglio è un computer, perché ormai i computer ce l'hanno tutti, una scheda audio che anche con ormai da 50 euro in su si possono trovare, e un microfono. E da lì il mio consiglio è sempre quello di partire: partire, provare, sperimentare. E, e, e aggiungere a questo punto piuttosto una buona cuffia. E raggiungere per sì non, una per buona non cuffia. rischiare eh, esatto Piuttosto per avere un ascolto avere degli... un po' più okay. esatto okay. buona cuffia chiusa magari chiusa perché chiusa perché se eventualmente mi registro una chitarra acustica con il click il click non rientra poi nel microfono per cui Aggiungerei magari per Chiaro. un chitarrista, noi due lo sappiamo bene: eh, a posto che avere magari adesso l'amplificatore, diciamo, questa cosa un po' vintage che tanto ci piace <ride> a noi. Però, esatto. <ride> eh, ormai anche con tipo, qualsiasi tipo di simulatore dai 300 euro in su si certo, può trovare. Cosma, esatto. sì, 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 sì. Si può trovare eh. qualsiasi tipo di attrezzatura che va comunque bene. Il mio consiglio è comunque quello di partire a buttarsi e fare fare che qualcosa arriva sempre. Ok, sì, anche perché poi ormai, anche in realtà, da questo punto di vista, mi permetto di, di, di aggiungere anche le, le piattaforme, le, le famose DOW se pronuncio correttamente. Sì. Sì. Eh, esistono che, sta anche, eh? che sta per? Non, no, non dico niente. Di, <ride> digital di chi no, lei, come diceva il ragioniero. <ride> no, però dico mm, esatto, mm, le famose do in realtà esistono anche. Eh, ci sono delle do gratuite, anche che sono. Eh, che per chi non lo sapesse, sono praticamente. <coughs> anzi, lo, lo spieghi lei, che, che, che è, il suo, è il suo campo e non il mio. Sono fondamentalmente sono i programmi all'interno di programma. Sono cui praticamente si registra, dei programmi no? multitraccia che permettono di registrare appunto multitraccia. Ok. Ecco, esistono ormai eh. anche mm, esistono. open source, diciamo. Eh, in, sì, in esistono di tutte, di tutte le taglie, di tutte le misure. Per tutte eh, le tasche, esistono per tutte le tasche. Per inciso, le puntate che io edito dico, tutte le puntate video che io edito sono fatte con una do, perché ho scoperto questo qua magari è un altro trucchetto che posso dare eh, mi concentrerei di più sul processo rispetto a che ad imparare un qualcosa di nuovo cioè, mi spiego io ho cominciato a fare video perché la DAW, che è il Reaper che utilizzavo ha che la possibilità che... di fare video ok certo. eh, perché se no non avrei fatto il video avrei fatto solo l'audio però ho scoperto, siccome ho scoperto che Reaper aveva appunto questa possibilità di poter avere un minimo di editing basilare ma proprio basic di video ho detto vabbè allora faccio anche il video perché tanto mi tiro fuori là. dopo non è, non è stata proprio così non è stato proprio eh, diciamo, semplice il passaggio però ho cominciato a fare ho cominciato a fare video perché ho scoperto che Reaper, ed è, 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 Reaper è un programma che è una do che io sono capace di usare che è gratuito tra l'altro che, è, che è, diciamo che è una trial che non scade mai Okay, non è, è grave che non scade mai, cioè, dopo, non mi ricordo, se dopo 60 giorni, teoricamente dovresti pagarlo, però gli puoi dire: sì va bene, me l'hai detto, grazie, schippa. Eh, okay. per però vabbè, una donazione si può anche fare, a questo ah, punto no, visto no, che oltretutto, tutto costa veramente costa poco, poco sì, perché ormai costa 70 80 Dollari mi sembra. Per sì, cui sì, sì. Se si sta attenti un po' col cambio. Poi per crea. carità, non è per fare la pubblicità: c'è no, no, Pro c'è Logic, certo. però diciamo che sono accessibili anche per i nostri ragazzi, che, che magari giustamente uno non è che. Eh, sì. che, che se, se studia lavora magari anche le disponibilità economiche sono altre però si può costruirsi un piccolo studio di home recording anche con anche. poche sì diciamo che poi Reaper piuttosto che, con pochi scusa, risparmi, eh, Logic cioè. piuttosto che GarageBand hanno secondo me garage a Band di... è già integrato tra l'altro esatto. Volendo quindi se uno ha un Mac hanno secondo me delle piccole cose in, cioè piccole non tanto piccole cose in più perché sono già pronti e via cioè, mentre Reaper è piuttosto da impostare, piuttosto, non è una do facile eh, perché per poterti tirare fuori dei suoni devi comunque installare dei plugin, devi andare a cercare dei plugin, devi insomma, smacchinarci. C ha dei plugin suoi nativi che non, su, non hanno una grafica diciamo, proprio accattivante, però funzionano. E, mentre invece Logic, il vantaggio di Logic, il vantaggio di GarageBand sono programmi che. Pronti via. Nel senso okay. Accendo, apro, eh, posso già, e già subito comporre. Questo non vuol dire che tutti siano poi in grado di comporre. Cioè Chiaro, poi no, no, certo, poi ognuno deve approfondire, anzi, noi, esatto. noi qua a scuola, per esempio, abbiamo dei, dei corsi proprio dedicati a questo, di, te, di tecnologie eh, musicali tenuti dal nostro maestro Andrea Ponzoni, per esempio. Certo. E anche durante i nostri corsi Academy eh, ci occupiamo anche di, 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 di questo genere di cose. Quindi sicuramente uno deve un minimo approfondire. Però diciamo che eh, ecco, la possibilità di mettere mano sui programmi in sé non è così, eh, non è eh, co, co, così remota, ecco, esatto. nel senso che... okay. Ok, ma io chiederei, maestro, se i nostri ragazzi magari hanno delle do, qualche domanda, ma perché non li inquadriamo intanto che così li facciamo un attimino e chiediamo magari se c'è qualche domanda per il, nostro, per, per il nostro ospite, non so, pa Paolo? Paolo da Desenzano, chiama da Desenzano Paolo. Paolo, ricordiamo, <ride> è allievo di chitarra, di pianoforte. E, ehm, e anche iscritto ovviamente al um, Music Academy, eh, che sta per iniziare il secondo anno del Music Academy. Paolo, domanda per il nostro ospite Massimo. ok eh, Prima hai detto che eri un, un progettista, insomma. E, eh, diciamo la tua evoluzione nel campo insomma, della, della registrazione dei podcast. Eh, è stata, diciamo, in qualche modo pianificata oppure eh, ti sei un po' adattato a, a quello che hai incontrato durante il tuo percorso. Ah, ok, okay. Inter Interessante ah. spunto. Questo. Allora, hai detto, giusto, eri un progettista, sono un progettista, nel senso che io di lavoro faccio il progettista presso uno studio di progettazione lavoro che tra l'altro mi piace tantissimo, vado molto fiero, insomma ho, ho tante soddisfazioni anche da questo punto di vista. E, diciamo dal punto di vista dei podcast c'è stata chiaramente un'evoluzione, un nel senso che sono partito, appunto come dicevo prima, magari proprio piano facendo le cose che sapevo fare al momento, ok? E poi piano piano mi sono poi creato il, il mio spazio, mi sono creato... Eh, la cosa che mi piace è che anche il nome stesso comincia a girare positivamente, per cui questo ovviamente ti porta a investire maggiormente, maggiore tempo e eh, ti porta a, appunto poi a, a pianificare ancora nel, più nel dettaglio quelle che sono tutte le attività. Perché chiaramente dovendo conciliare poi il lavoro con passione, con famiglia, con sport, con tante altre cose, insomma, la eh, Vespa. La Vespa, esatto. <ride> sì, perché su Instagram eh, sono Vespista, sono appassionato musicale, Vespista, Podcaster e Runner, che eh. sono tutte cose che poi dopo si, si intrecciano. Si... Quindi tu hai il, il segreto per la giornata di 48 ore, però, perché <ride> adesso cioè, non è possibile questa <ride> cosa. Sì, per la gioia di mia moglie, sì, eh, e <ride> ah, okay. dei eh, per... miei figli, per cui... Okay. Eh, sì, per cui diventa fondamentale poi potersi pianificare, potersi eh, sostanzialmente trovare tutti i giusti incastri per poter appunto portare a casa un risultato quantomeno eh, accettabile. Poi ripeto, sono un po' nella scuola del, come ho detto prima, del fatto è meglio che perfetto, per cui anche se registro una puntata che magari non è andata proprio come volevo, anche se mi sono incartato nel dire quella parola, io esco, vado e faccio lo stesso perché se lo noterà qualcuno va bene, me lo farà notare, grazie perché l'avevo fatto notare, sono noterà... Però l'importante per me è appunto eh, produrre. Ricordiamo qua, a costo di essere scontati, che però eh, chi non fa niente non sbaglia mai. Eh, sì, okay. esatto. Quindi. Un'altra cosa. Dall'altra okay. sì. dall faccia, faccia della medaglia. Proprio questa qua. Ok. Ma a questo punto chiederei anche a Emma, che è altra nostra allieva, allieva di canto, di pianoforte e sempre allieva del nostro corso Academy, se anche lei ha qualche domanda per, per Massimo. Buonasera, io ne avrei due che sono semplici, collegate... Eh, mi raccomando, eh. Semplici, semplici. Allora, nell'ultimo periodo abbiamo visto, lei ha fatto anche l'esempio di Billie Eilish... Mamma mia, <ride> mamma <ride> mia, <ride> mia, attenzione. Okay, scusate. <ride> Hai fatto l'esempio di Billie Eilish prima che sì. nel 2020 si è portata a casa 5 Grammy, e Sta tramontando un po' la figura del produttore e si sta vedendo sempre di più appunto l'home recording, che cosa eh, può contraddistinguere noi ragazzi che, come hai detto prima, abbiamo così tante possibilità e quindi è molto più accessibile fare musica a tanti ragazzi che si approcciano anche solo per passatempo? E eh, riguardo alla ragazza che ha intervistato prima per il disco, cos'è il prodotto che adesso definisci particolarmente efficace? Facili facili. Eh, infatti, già, <ride> già, oh, parto dall'ultima che mi hai fatto così dopo recuperiamo l'altra. Allora, cos'è che mi ha... Come ha detto come ha notato giustamente prima Andrea, probabilmente, e me l'ha fatto notare oggi e l'ho scoperto oggi, probabilmente il fatto Dal vivo, di, tra l'altro dal vivo, perché non gliel'ho detto prima. Del, il fatto di, di essermi definito musicale mi porta a capire quelli che sono i prodotti che secondo me hanno qualcosa da dire, hanno qualcosa da... Sempre secondo me chiaramente, poi dopo eh, ognuno può, può avere la, la propria opinione. Però diciamo che nel momento in cui Fabiana mi aveva girato, mi aveva contattato via mail, mi ha detto ho un gruppo, questo qua è il disco, siamo appena usciti, l'ho ascoltato, eh, mi aveva colpito. Per cui, probabilmente, questa cosa qua dell'essere musicale, eh, mi, mi, appunto, mi, ho, ho questa sensibilità. Diciamo così. Adesso mi voglio diciamo, autoincensare. No, eh, beh, esatto, però, però, adesso, però pro, probabilmente penso che sia un auto, cio, diciamo un che ho sentito, ho sentito qualcosa in, in, in quello che aveva Fabiana da dire, eh, eh, e lei ho avuto piacere perché lei abbia. Visto nel, nella mia attività nel bridge 9 un, un buon modo per potersi promuovere per cui è questo è un po' un, dare a avere sostanzialmente. Diciamo che ti è sembrata sin, sincero quello che hai sentito, esatto. ti è sembrato sincero, è sembrato e sincero, non sincero, costruito? An non poi è... anche ho avuto, appunto, questa e anche fatto un, con un certo tipo di qualità, certo. Oh esatto. Okay. Una, tra l'altro, anche lì mi riallaccio un attimo e faccio una divagazione. Eh, questo Siccome ho notato questo tipo di qualità, poi ho chiesto dove è stato registrato l'album, e ovviamente poi dopo si creano tutto un circolo di contatti di amici, perché poi adesso io contatterò lo studio di registrazione appunto per poter fare dei Studio Tour. Studio tour okay. Per cui è una cosa che appunto crea, crea un circolo. Per cui il, anche solo la possibilità di, di fare, eh, quindi il fare con la F maiuscola, quindi buttarsi, eh, senza pensare poi a quello che potrebbe, potrà venire, perché quello che dovrà venire arriverà da solo, sostanzialmente. Certo. Eh, perché così è stato per me, quantomeno. E, ti, e questo è per collegarci un po' a quello che ti chiedeva Paolo invece, quindi. Che esatto. È un, okay, certo. e, mentre invece per quanto riguarda Billy Ice, la, diciamo, il ruolo del produttore piuttosto che... È vero che Billy Eilish ha avuto Grammy nel 2020, che l'album è stato registrato in casa, eccetera, eccetera, secondo me, questa è la mia opinione personale. Lì il, il ruolo fondamentale ce l'ha avuto il produttore, che è suo fratello, per cui eh, lei grandi dote canore, ma il suo fratello è stato quello che poi dopo ha costruito il prodotto. E nessuno dice però. Poi quel prodotto lì, che è stato comunque registrato con una certa qualità, seppur in casa, quindi utilizzando determinate schede audio, utilizzando determinati microfoni, quel tal prodotto poi è stato mixato. È stato probabilmente mixato in qualche studio di registrazione con un ascolto diciamo, fatto con i sacri crismi e poi masterizzato anche lì con eh, tutto quello che è necessario poi per avere quella qualità. Ok? Ecco se posso, giusto perché magari anche chi ci sta ascoltando magari comunque, non. Mh, spiegaci un attimino questa, questa <ride> cosa di che cos'è il mix e cos'è il mastering anche in poche parole no, Massimo, giusto per è capire. vero perché magari diamo certe perché cose per ascoltato non, e non, non, non con... sostanzialmente il mix io eh, prendo delle tracce dove potrei registrare eh, la chitarra acustica, la, la voce eh, un qualsiasi altro suono, che potrebbe essere un tamburo o qualcosa queste tracce qua le registro diciamo, separate, quindi se io ascolto ogni traccia singolarmente, Ascolto la voce e c'è solo la voce. Ascolto la chitarra, c'è solo la chitarra. Ascolto il tamburo, c'è solo il tamburo, ascolto il pianoforte perché guardo Riccardo sul trazione. Perché ba se e se Barba, devi stare attento, se perché guarda che stava già, <ride> se va, se stava già andando. Stava già staccando il canon. E è. quindi a questo punto, qua io devo fare appunto il mix della canzone. Quindi vuol dire mettere insieme tutte queste tracce qua con i giusti volumi, con i giusti bilanciamenti, per poter ottenere poi quello che è il prodotto finale. Ok. Chiaramente ci sono tipologie e tipologie di mix a mio avviso Chiaro. perché eh, può essere fatto un mix diciamo così canonico dove si va attentamente in modo che si possa sentire tutto piuttosto che magari in certi brani voglio che si enfatizzi più tanto la voce rispetto a tutti gli strumenti e tutti gli strumenti possono stare indietro. A seconda lì sta appunto nella bravura secondo me del, diciamo, del mix engineer che appunto è, è capace di cogliere quello che la canzone in quel momento lì vuole esprimere. Okay? Quindi magari mettere più avanti le voci, fare nel caso di Billiai, sono rimasto stupito dalla quantità di layer, quindi dalla quantità di cori che ci sono in ogni canzone, perché avrà nelle sue canzoni ha dentro un numero impressionante di cori che lei si fa sovraincisi, sovraincisi sopra la, la, la propria traccia la propria canzone che poi mixati insieme fanno appunto questo tappeto che se è ascoltato appunto i, i pezzi di Biliai: si sente c'è cioè questo appunto tappeto di, di, di suoni di voci che sono stati fatti sostanzialmente con una voce perfettamente intonata eh, quindi fare mix, il, il, il mix e eh, fare questa, appunto questa cosa qua in poche andare, parole questa a, andare cosa a bilanciare questa cosa qua mentre invece la masterizzazione eh, diciamo è adattare quello che è il brano finale anticamente era al supporto che deve, diciamo che deve riprodurre alla fonte che, oggi praticamente esatto perché al tempo si diceva um, eh, faccio la masterizzazione di quello che è um, eh, un brano per, perché suoni in, giusto su un vinile piuttosto che suoni giusto su un cd piuttosto che suoni giusto poi dopo c'è stata la, la la Lodens World, che è quella che ha portato diciamo, tutti i volumi agli estremi, e, insomma, è, que è quello, quello che si fa. Oggigiorno sostanzialmente fare il mastering vuol dire fare il, il, il mastering con determinate caratteristiche affinché sia riproducibile in modo decente sui vari canali YouTube piuttosto che Spotify, piuttosto in che, anche in radio. In realtà, anche in radio, radio con ecco, per esempio la masterizzazione deve essere fatta una masterizzazione a parte per la radio. Esatto. Ok. E dove eravamo rimasti? Parlavi del fratello <ride> di Billy Eilish, appunto, che, che, che ha fatto la produttore poi in realtà il prodotto è stato mandato a mixare esatto, a per un di... Esatto, per cui sostanzialmente secondo me il grosso del successo poi è stato proprio, a parte il suo talento indiscusso, è stato poi tutto il contorno, tutta la, la produzione che poi c'è stata all'interno di tutta questa macchina, perché alla fine poi è una macchina. Certo. Ne citava appunto, anche quando hanno parlato con Luca Tacconi, è saltato fuori questo discorso qua di, di Billy Eilish che sembra appunto che la musica sia stata relegata a, a, diciamo a, in una, quasi in un angolo. Eh, mentre invece bisognerebbe cercare di a, ascoltare meglio quelli che sono i prodotti musicali, ascoltarli con proprio un, un certo orecchio, un, un certo cuore. Un, Immaginarsi anche quello che l'artista voleva esprimere in quel momento lì. Eh, è un che, questo è un esempio che faccio molto spesso perché, appunto, in tempo di lockdown, il maestro Riccardo Barba se ne è uscito con un CD, okay. ce l'ho anch'io. Me l'ha portato il maestro Riccardo Barba in persona. Anche a me, se è passato da me. a tutti, cioè hai fatto the studio tour. De del <ride> Il CD è preferito di mia figlia, tra l'altro. È perché. stato emozionante perché eh, dopo tanto tempo, perché ormai anch'io ho ceduto diciamo, all'abbonamento, è stato emozionante perché ho avuto in mano un prodotto fisico. E avere in mano un prodotto fisico dove vado a leggere chi ha suonato, dove vado a leggere dove è stato I registrato. I famosi credits, eh, dove, I famosi credits. Che dove, non ci sono più, effettivamente. Eh, in determinate eh, piattaforme non ci sono. Ho scoperto che ci sono dei siti. Che ti dicono vita, morte e miracoli. Ah, delle... okay. Quindi ogni tanto mi vado a sbirciare perché poi dopo sono collegati, per cui vado a vedere dove è stato registrato, perché. Per... Eh, però appunto questa cosa qua, secondo me, eh, si sta andando un po' a perdere, purtroppo, perché poi dopo eh, Riccardo magari potrà testimoniare anche. Dopo gli ho chiesto: ma come avete fatto, dove avete registrato, ma dove siete andati, ma perché, perché... Eh, sono cose che poi dopo me emozionano. E... Chiaramente questo ha i suoi svantaggi perché la musica è tanta. E oggigiorno poter. Eh, cioè, la musica è tanta e non si può arrivare da tutte le parti, cioè non si può ascoltare tutto, ok? Eh, per cui bisogna fare delle scelte, purtroppo. Eh, però quelle scelte devono essere, secondo me, mirate, devono essere. Eh, se scelgo di ascoltare un artista e se mi appassiono di un artista, quantomeno andare a scoprire la sua discografia, andare a scoprire chiaramente è una cosa che porta un sacco gioia. Certo, andare a capire un po' la storia di... Eh sì. okay. Che è la cosa che me, dopo me ti, ti dirò il, il pubblico, però è la cosa che a mi ha emozionato molto per quando ho, ho riscoperto, appunto come dicevamo prima, Steve Wilson, perché da lì è stata proprio una folgorazione, da lì mi sono innamorato. Tra l'altro, ho avuto la fortuna di intervistare anche Cesare Valbusa, mm -hmm. che anche eh, alla famosa domanda, quali sono i tre i due album, eh, uno dopo il 2000 e uno prima del 2000, uno dopo il 2000, mi tira fuori il disco di Steve Wilson perché mi ha detto: Ho ascoltato la tua intervista e ho scoperto che anche tu eri al concerto di Steve Wilson. Per cui anche lì è stata veramente una cosa che si. si le famose relazioni eh, esatto, di cui si parlava prima. Esatto, le relazioni che diventano comunque fondamentali, perché non dimentichiamoci comunque che dietro a una pagina web, a un artista che si presenta su Spotify, c'è comunque una persona, c'è comunque qualcuno che deve esprimersi. Chiaro. E poter stringere relazioni con questa persona qua, e da qui anche l'incipit del sito del Business Studio, perché la prima cosa che compare quando uno digita businessstudio.it è creiamo relazioni attraverso la musica. E sono appunto queste cose qua. Il poter creare delle relazioni con persone vere attraverso il web, che è la cosa, secondo me, che è fantastica. Certo. Sì, sì, sì. Oh, adesso vi ho annoiato tutti. Eh. Sì. <ride> <ride> Ma, guarda, ti faccio un'ultima domanda a proposito delle, delle, delle attività che... Eh, adesso... Parlando ancora di nuovo del sito del Brisbane Studio, dell'attività che svolgi eh, online, c'è anche un blog, giusto? Sì, c'è un blog, blog eh, questo blog lo scrivi tu anche quello, così intanto <ride> nelle famose 48 ore al giorno no, ci sta? No, allora questo blog è nato prima di tutto per avere un contenitore di tutti i cioè, I contenuti appunto okay. che facciamo, quindi conversazioni sotto il ponte, le studio, tour, eccetera, eccetera. Mi ha raggiunto poi anche un eh, mio carissimo amico che è Nicola Boschetti, che anche lui ha deciso di prendersi questo impegno qua una volta alla settimana di scrivere un articolo. Scritto, perché lui ha sempre avuto una penna, secondo me, fantastica e finalmente l'ho convinto a, a scrivere. E, e si. Sì, Fa un articolo sostanzialmente che si, per la rubrica intorno alla musica. Per cui, scrive un articolo dove parla di cose da nerd, tra virgolette, che piacciono tanto a noi, quindi pedali, pedalini, effetti compressori, ma anche eh, abbiamo parlato anche dell'Oden's War. Eh, abbiamo parlato di, di un sacco. Ha ah, parlato perché poi, dopo, lui che si cura e si gestisce il, il, il suo angolo, la sua rubrichetta tutto da solo. Per cui, ecco. Comincia a essere popolato anche di questi articoli qua, che diventano comunque interessanti anche, anche da leggere. Sono praticamente degli approfondimenti su diversi. argomenti. Diverse ha fatto argomenti. un articolo sul compressore piuttosto che un articolo sul riverbero, ha fatto un articolo sull'ettore di ritardo non mm. Tutti sanno cosa sono, sono quelle torri che si vedono nei concerti, in nel stage, senso che quando mi vedo il palco là in fondo, però io sento perfettamente il concerto che mi sta arrivando. Perché? Sì. Perché ci sono appunto le torri di ritardo. E anche lì sono tutte piccole particolarità che è bello scoprire. Per me è bello scoprire. Me, poi, è bello sì, 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 eh, assolutamente. attraverso la musica, attraverso. So, che riguardano comunque la, la grande passione appunto che è la musica. Certo, sì, 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 sì. Ehm... Guarda, a questo proposito mh, mh, mi viene da chiederti, visto che abbiamo appena sentito i nostri, i nostri ragazzi e visto che si parla di contenuti su internet, mh, tu che cosa consiglieresti a dei, a dei ragazzi che oggi, mh, oltre che mh, mettersi in gioco con la musica suonata, perché magari appunto eh, suonano, cantano, piuttosto che vogliono avvicinarsi al mondo della musica anche... Da un punto di vista più tecnologico, quindi magari vogliono avvicinarsi al podcast piuttosto che uh, al blog, piuttosto che uh, mh, non saprei, insomma, una di queste attività che tu svolgi, tu, tu cosa consiglieresti um, ai ragazzi di, di fare? Che cosa consiglieresti? Non di, so, dimmi tu, hai citato, illuminami, hai citato. Credo che quando parli di ragazzi, tu cioè stai parlando di ragazzi che vanno dai 10 anni, diciamo, adolescenti fino a, ai 20. Sì, 20, beh, 20, certo. Sì. Perché c'è sempre... Una, quelli lì. Prendiamo loro. il nostro campione qua presente. <ride> certo. Beh, loro sono un po' più grandi, nel senso che bisogna sempre fare attenzione comunque... Sei più di 10 anni, sì. Okay, sì. <ride> Alla... Uno o due in più, dicono, dalla regia. Maestro Barba... Quasi. <ride> allora, c'è sempre la questione un po' di legalità, perché sappiamo tutti che l'utilizzo dei social è comunque diciamo, vietato sotto i 14 anni, mi sembra, per cui ecco ci sono... No, vabbè, no, adesso parliamo fascia, fascia ah, legale, ok? Parliamo di... Ok. Eh, anche se comunque sopra i 14 anni, eh, diciamo una certa... Ehm, Chiamiamola così, eh, supervisione da parte dei genitori secondo me è comunque consigliata, nel senso che senza mandare i propri ragazzi allo sbando, comunque a, a, su internet, a, sostanzialmente a, a smanettare con, con questi social. Sono due gli aspetti, secondo me, cioè, o meglio, sono due i capelli: uno dal punto di vista della fruizione dei contenuti, e l'altro, invece, dal punto di vista della creazione. Perché dal punto di vista della fruizione dei contenuti, eh, diventa fondamentale utilizzare in modo intelligente i social. Mi spiego, eh, i, social sono fatti per, i social sono delle società, sostanzialmente, sono fatti da un algoritmo e questo algoritmo va alimentato in modo eh, consapevole. Okay. Il consiglio che posso dare è guardare cosa fanno le persone che avete come riferimento. Cioè, se un tuo allievo ha te come riferimento, perché tu sei il suo maestro, ok? Può, può diventare interessante capire come fruire dei contenuti guardando l'attività tua, su, che, ha, che tu hai sui social. Sempre che io ce ne abbia, ce abbia. Sempre che tu okay, abbia certo. un'attività, perché diventa. Cioè, si, si parte chiedendo consiglio, per cui responsabilizzi anche quello che potrebbe essere un insegnante. Quindi io che sono magari un bimbo di, bimbo, una, un adolescente di 15 anni che voglio, an, voglio capire nel marasma di internet eh, quali, contenuti poter andare a, quali contenuti sani poter andare a, a fruire, eh, quello che posso fare è appunto chiedere a, a quelle che sono le mie guide nel mondo reale. Perché, non dimentichiamoci che comunque dietro al web ci sono comunque sempre delle persone, Chiaro, okay? assolutamente. Per cui vedere che, per esempio, tu condividi le attività della scuola di musica del Garda, piuttosto che le attività del Bridgine in studio, piuttosto che fa capire, secondo me, a, a queste persone, a questi ragazzi, che eh, dietro eh, mh, cioè quella che è la tua attività web, c'è comunque de, de, delle cose sane, e da lì puoi andare a scoprire poi. Mh, tu, tutto quello che eh, c'è diciamo, nell'intorno e andare a scoprire, magari un tuo allievo può arrivare al business studio tramite te e quindi se, vieni responsabilizzato anche tu. ok? Quindi il consiglio che posso dare è appunto quello di seguire quelle che sono nella vita reale i propri, i propri idoli, tra virgolette, sani. Anche perché ne parlavo con eh, mia moglie che mi diceva: Ma tu, come fai a capire se un prodotto, se un contenuto web è sano piuttosto che no. E diventa difficile capirlo, cioè diventa veramente difficile capire cos'è un contenuto, per cui per quello che dico partite eh, dalle conoscenze, partite da quello che avete intorno, partite da, 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 appunto da, da qualcuno con il quale puoi prendere in mano il telefono e poi chiamarlo e poi dirgli, eh, ascolta, ma quella cosa lì è così veramente piuttosto che no. C'era anche la questione dell'algoritmo perché appunto la fruizione porta poi alla creazione del, dell'algoritmo per cui più cose di valore io vado a condividere più la società social eh, sarà, mi proporrà questi contenuti per cui io ho cominciato a non me ne vogliono tanti ma ho cominciato da tempo a stoppare quelle che non erano quelle le persone Stoppare, stoppare o comunque mettere in pausa le persone che non mi davano contenuti di qualità e quindi magari sui social mi facevano perdere vedevo che mi facevano perdere tempo quindi anche un utilizzo perché magari condividevano cose che a me non me ne poteva fregare di meno, per esempio è un discorso un po' difficile, però appunto alimentare sempre i social di, diciamo, di contenuti belli, di contenuti che creano valore, che portano a valore portano sostanzialmente ad avere, un, un, ad avere più valore attraverso il web, secondo me. Di conseguenza, la creazione poi di contenuti diventa una conseguenza, perché più io guardo ehm, sostanzialmente contenuti di valore, più sarò portato a fare questi contenuti di valore. Okay? E, e quindi potrò, fare, potrò avvicinarmi al mondo del podcast, magari ci sarà qualche ragazzo che mi chiama e mi dice, ascolta, come, si fa, come hai fatto tu a strutturare il tuo podcast? E io potrei essere felicissimo di aiutarlo e spiegargli come, perché anche io voglio fare un podcast. Potrei essere, anzi sarei ben felice di poterlo aiutare in, in, questa, in questa attività. Per cui ecco, le, il consiglio è seguite, non dimenticatevi che dietro comunque al web ci sono delle persone vere. Eh, seguite quelli che sono gli, i vostri idoli i vostri esempi, certo, ma a proposito di social tra l'altro, maestro Barba non è che c'è qualcuno che ha chiesto, ha fatto domande inerenti, perché noi siamo aperti anche alle domande del pubblico da casa complimenti. sono complimenti, per il maglione per essere... alzare il volume. Ah, fa... quindi era una domanda per lei maestro eh, è già... ah ok, una cosa tra voi ok, perfetto, <ride> perfetto. ma ehm... Ti chiedo questa cosa qua Massimo, eh, visto che tu appunto arrivi dal, dal Grange per arrivare al Progressive e quant'altro, mm. ma è della musica, visto che la nostra rassegna si chiama, mm, c'era una volta la musica moderna, ma eh, parla di musica del nostro tempo, no? Mm. Anche okay, che la musica del nostro tempo ormai, come dicevi prima, è moltissima, è vastissima e a mille declinazioni, tu che, che cosa pensi di quello che senti? al giorno d'oggi, delle novità, le ultime cose, le cose più moderne che senti, ti, ti, ti ci rivedi ancora, sei ancora curioso come, come magari potevi esserlo ai tempi in cui scoprivi il grunge, piuttosto che, o comunque preferisci restare mh, fermo su, su, delle, su dei generi che sai che ti piacciono, sei, mh, non so, mi viene da farti questa domanda qua. Los. Sono molto curioso. Cioè, sono curioso, e appunto, questa curiosità qua mi ha portato a, a allontanarmi da quello che era. Allontanarmi, è una parola grossa. accantonare diciamo, un attimo quello che era il graggio per andare a scoprire. No, 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 quello è chiaro. Però io parlo proprio di mh, cosa ne spinto? penso della musica di, di oggi? Di oggi, sì. Nel senso, mh, sei spesso ormai. Sì, mh, una cosa che capita spesso, allora, questo. Mi è capitato di, di sentirlo spesso anche da colleghi eh, insegnanti di musica, piuttosto che eh, nel momento in cui devo eh, insegnare a un ragazzo, a un allievo, così via, un brano, cominciare a parlare di musica, e così via. I brani che arrivano come richiesta da parte dei ragazzi sono cose eh, magari molto, molto lontane da quelli che erano gli ascolti che, che facevamo noi, che comunque erano ascolti lontani dal nostro tempo, perché comunque. Mh, anche tu, sicuramente da chitarrista, hai sempre ascoltato eh, cose eh, che arrivavano dagli anni 70, 80 e giù di lì, che quindi comunque non erano il, il, la, la tua gioventù, erano mm. mh, generazioni precedenti. Eh, quindi oggi sentiamo però una, una forte componente anche non suonata purtroppo in un certo senso okay. nella musica moderna. Quindi di questo voglio capire cosa pensi. Però Purtroppo, allora penso che, purtroppo è... Esatto, nel pensando, senso Parlando di insegnante di musica dico purtroppo, eh, ma poi... Cioè mi viene sempre da pensare che noi magari la, la pensiamo così, cioè tu come insegnante di musica piuttosto che... Però è una cosa che il passato, cioè il, scusa, il presente non puoi, eh, non puoi negare che ci sia. No, cioè no, quello infatti, che è passato infatti. è stato passato e quello che è presente sostanzialmente è adesso. Per cui non possiamo dire no, quella cosa lì non esiste perché è un dato di fatto che quella cosa lì c'è. Forse siamo noi che non riusciamo a comprenderla, non lo so, mi, mi è venuto da. Mi, mentre parlavi, mi è venuto in mente quando ho fatto un'intervista appunto con eh, Marco Dallongo che aveva scritto un libro su Steve Wilson e parlava del Progressive e diceva Steve Wilson, che è questo personaggio ancora in vita, che è stato etichettato come Progressive. E uno quando dice Progressive va a prendersi gli anni 70, sostanzialmente, quindi va, sì. va a prendersi quella musica là. In verità... In Italia è poi è cosa un decennio praticamente. Esatto. Steve Wilson però è, è tutto. Definito progressive anche se è uscito quell'ultimo album che è uscito poco tempo poco fa scorso, no? è la okay. settimana scorsa, e è praticamente un album di musica elettronica. allora rifletti e dici: ma cosa vuol dire progressive? Cioè, i gruppi degli anni 70 erano progressive negli anni 70, perché? Perché st utilizzavano strumenti in modo diverso, ok? E quindi utilizzavano la tecnologia che allora era disponibile in modo progressive, quindi per fare quella musica lì. È noi che l'abbiamo etichettata come progressive quella musica là. In verità, il Marco Dell'Ongo mi faceva questo esempio dicendo: Steven Wilson è il vero progressive, perché è riuscito nel tempo ha cambiato genere, ha cambiato molti generi, ha sperimentato molti generi, sfruttando sempre nel tempo quello che era la tecnologia migliore disponibile. Okay. Quindi mi viene da pensare, non tanto eh, caspita, non c'è più la musica di un tempo, ma mi viene da pensare eh, come possiamo sfruttare positivamente questa tipologia di musica, questa tipologia di musica anche magari non suonata. Perché se tu ti vai ad ascoltare adesso l'album di Steven Wilson, che è uscito quello, quello che è appena uscito, è praticamente musica elettronica. Questo vuol dire che lì sotto non c'è una composizione musicale? No. Vuol dire che sono stati utilizzati altri strumenti. Questo cosa vuol dire? Che secondo me che i giovani eh, devono capire quantomeno, secondo me, che, ci si, che sotto una qualsiasi composizione, sotto un accordo, qual è la base che ci sta sotto. Sotto un'armonia, il perché quell'armonia si forma in questo modo qua. Perché è solo così, quindi studiando... Che poi si possono comporre. Poi, dopo il, il mezzo che utilizzi, eh, poco cambia. Nel senso che, se utilizzi una chitarra e vuoi fare il genere degli anni '70 e utilizzi invece un pianola, <ride> <ride> sta per spegnere tutto il sì, sì, mi sa di sì. per poter fare determinati suoni, è quello che cambia. Quindi, è. è mi ha fatto riflettere molto su questo essere progressive e quindi sapersi adattare un po' a quello che è il, te il tempo moderno. No, sono molto d'accordo su questa cosa anche perché eh, effettivamente questa domanda voleva essere anche un po' provocatoria in un certo senso, anche perché effettivamente in realtà eh, questa mh, eh, completa assenza di strumenti, chiamiamoli analogici, non c'è, perché per esempio a me è capitato di recente... Un allievo di eh, studiare, mi ha chiesto di studiare un brano di Da Supreme che è un una okay. cosa, fondamentalmente, dove c'erano delle chitarre molto presenti, anche abbastanza eh, evidenti nel mix, e quindi insomma, in realtà non si è perso del tutto. Certo, il ruolo degli strumenti cambia, ma in realtà, e poi questa cosa che tu hai detto. Mh, in realtà eh, sul, sul fatto che il Progressive fosse all'epoca il Progressive ehm, dell'epoca, diciamo, ma perché all'epoca c'erano delle peculiarità, delle cose che lo rendevano tale, in realtà si può tradurre anche, secondo me, in quella mh, che stiamo vivendo adesso come rivoluzione un po' digitale, anche nel anche il nostro strumento, per esempio. Sì. Sentivo delle interviste poco tempo fa dove appunto ne parlavano dicendo probabilmente... Qua per carità, è, è un, anche questo è un po' provocatorio, però effettivamente ci sono dei professionisti del settore, eh, professionisti italiani, grandi turnisti. Adesso non sto a fare i nomi, però era un'intervista a, a uno di questi, eh, di questi nomi che diceva: Probabilmente se Jimi Hendrix avesse avuto un modeler o un camper o un profiler, probabilmente l'avrebbe usato perché certo. Hendrix in, stesso è stato Hendrix perché ha preso quello che era la tecnologia. Diciamo dell'epoca e l'ha utilizzata in un modo che non si era mai sentito prima e quindi esatto. effettivamente questa cosa è un po', eh, una. Si, si può fare un'analogia insomma tra le due cose, credo. Certo. Quindi effettivamente Anche sperimentare per il, esempio il, il bigottismo, a questo punto di vista, chiamiamolo così, non è, non è sicuramente sa salutare, mentre invece è molto, molto bello quello che hai detto tu, che bisogna rendersi conto. La cosa importante sarebbe riuscire a rendersi conto di cosa. Eh, è di qualità e che cosa no perché quello ovviamente però quello è così in tutti i generi eh, musicali sì, esatto. in tutte le cioè, cose come fai, in come fai e non ti... è che si può etichettare la musica eh, di oggi come uno schifo cioè, mi immagino quella... immaginati faccio sempre questo esempio qua quando parlo anche della trap per esempio cioè, immaginati negli anni 90 eh, abituati insomma a, a, certire, a sentire certe sonorità che arrivano in nirvana con questi chitarroni scordati che fanno casino che e uno dice, ma sì, ma si stava meglio, cioè, vuoi mettere quella musica che ascoltavo dieci anni fa? L'esempio è quello, perché cioè, a parte il, diciamo, il livello compositivo di Cobain che abbiamo scoperto poi negli anni, però eh, sostanzialmente questi qua si presentavano in tre, probabilmente ubriachi, sui palchi, con le chitarre scordate, con niente a diaposto, a suonare. Eh, se li rapporti a quei gruppi progressive appunto, anni 70, dove la tecnica era tutto, Capisci che c'è un certo sbilanciamento. Anche là mancavano anche nel, nel grunge di allora, nel grunge di Nirvana, mancavano delle basi musicali perché era molto orecchio, era certo. molto sensazione. Eh, stessa cosa anche nella trap, perché non tutta la trap. No, è quello con... che dico esatto, è, è proprio il non tutta, è proprio il non fare di tutta l'erba un fascio che. Che intendevo che non devo, perché trap e trap. Eh, quello che non mi piace sono un po' delle volte i messaggi. Un I po messaggi, sì, quello sono d'accordo che effettivamente è bisogna... così come era però nell'hard rock, nell heavy metal e come è stato anche lì. <ride> esatto, Ganges stesso. Stelle. i messaggi non, sempre... non è che erano proprio dei... Esatto, non è che Ganges e, e, e Roses parlassero di... Solo che parlavano in inglese e quindi esatto, non, in qualità, non ne capivamo niente quindi perfetto. Eh. Guarda, a proposito di provocazioni, ti farei, io ho un'ultima domanda che ho io, dopo magari non so se i nostri ragazzi hanno altre domande. di sudare allora. Quasi, perché questa è lunghissima, eh, come puoi vedere. No. Eh, no, questa ultima domanda è sempre inerente a quella che possiamo chiamare la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, mh, di cui abbiamo parlato ormai stasera in, in, da, sotto molteplici aspetti. Mh, quello che mi chiedo è... Quando abbiamo iniziato a, a studiare musica noi, quando eravamo ragazzi noi, eh, o io penso anche quando erano eh, ragazzi i, i miei insegnanti, quindi eh, ancora prima, l, eh, lo studiare musica significava comunque mh, avere a disposizione, noi avevamo già la fortuna di avere le scuole di musica perché fondamentalmente potevamo andare da un insegnante, c'erano già dei libri, dei metodi, delle cose. Però effettivamente non c'era tutta l'informazione che c'è oggi. Oggi c'è YouTube, oggi c'è qualsiasi cosa tu eh, voglia scoprire, voglia vedere, la trovi facilmente. Okay? Perché obiettivamente è così. Se torniamo indietro eh, ancora di più, una volta non c'erano neanche i metodi, soprattutto per la musica moderna parlo, perché è una musica di cui noi non abbiamo una tradizione così lunga come per la musica classica e quindi le uniche cose che c'erano erano i dischi e quindi la gente doveva eh, esatto, mi ricordo sì. ne parlavate in un'intervista con Matteo Mantovani mi pare proprio di questa cosa del, sì, del eh, fatto che si andava ad ascoltare eh, con di i andare ad ascoltare le cose eh, dai dischi dove li rallentare dove le... e i, i libri erano cioè quelle cose che arrivavano dall'America e dal, dall'Inghilterra piuttosto che che erano le, le, i riferimenti, le scuole americane i collegi americani arrivavano perché c'era quel, quel qualcuno che, che aveva la possibilità e a tutti andavano a guardare adesso vuoi un libro del, del college più prestigioso americano, fai due ricerche su internet, lo trovi anche in PDF, è bel tranquillo con tutti i file audio in qualità... Ecco, secondo te questa cosa qua, ehm, i ragazzi che oggi si approcciano allo studio della musica quest, mh, devono fare attenzione da questo punto di vista a non perdere il focus su, su quello che, che davvero è importante, su quello che davvero è è sano come dicevi prima forse per lo studio della musica perché a me viene il dubbio che rischino di essere mh, mh, sepolti da questa marea di informazioni e, e, e diventi molto dispersivo lo studio della musica al giorno d'oggi perché gli input sono talmente tanti che magari diventa difficile riuscire ad essere puntuali su, su degli argomenti certo. riuscire ad avere la costanza che una volta la costanza forse ce l'avevi anche perché quello se quel, quel vivi, disco c'avevi, devi fare quello. Avevi, avevi quello. Cioè, però dico. Mh, Infatti, secondo te. Secondo me la, è molto, molto facile perdere il focus, anzi, lo perdi. Cioè, parti lo perdi dal presupposto basta. che lo perdi, okay. perché se non, se non hai una guida, lo perdi. Perché questa cosa qua l'ascoltavo, la leggevo da qualche parte. Cioè, è una, al nostro tempo. C'è una grave sindrome che è il multitasking, okay. che eh, gli aggeggi, gli apparecchi, quelli che sono i telefonini, ormai ci stanno portando. C'è questa illusione di poter fare un milione di cose, okay, eh, tutto in un attimo, tutto è solo. In verità, quello che c'è bisogno è proprio focalizzarsi su un, un determinato argomento, focalizzarsi su una determinata strada. Secondo me ed è per questo che ci sono insegnanti e ci sono guide. Cioè, internet, a mio avviso, deve essere usato in modo furbo, okay, per poter prendere gratuitamente, tra virgolette, quello che Internet appunto ti dà attraverso cosa? Però con delle guide, guide che non possono essere altro che delle persone reali. Okay. quindi è per questo che esistono gli insegnanti. Cioè, ci deve quindi l'insegnante che dice: eh. studiati di questa cosa qua, la troviamo insieme qui. Questi brani non serve più che te li vai a comprare, te li puoi trovare adesso su internet. Okay. deve fungere da supporto deve e non da Deve fungere unica soprattutto fonte. Da, da supporto perché se no rischiare di perdersi è, è, è andato di fatto, cioè ci, ci si perde eh, assolutamente. perché Oggigiorno, con, con internet, con tutte le informazioni che ci sono, potrei benissimo imparare qualsiasi tipo di cosa gratuitamente. Però, come faccio io, che non so niente, eh, a poter eh, trovare, diciamo, il percorso giusto per imparare nel minor tempo possibile. Okay. Chiaro è che può essere, e, e non, sempre per il discorso che anche facevamo prima, non è che possiamo dire si stava meglio una volta perché. Eh, no, Avevamo allora, no, no, allora il nostro bisogna, libro, bisogna, 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 funziona, sfruttarlo, eh. bisogna sfruttarlo in, in modo intelligente. C'è sempre questo esempio qua che invece ho, ho sentito in un altro che mi veniva in mente mentre me lo dicevi. Che ho sentito in un'intervista: eh, appunto, immaginiamoci un, un uomo nel, tra 200 anni no? un, eh, che guarda indietro nel 2021 e dice, guarda, questi qua avevano tutti i contenuti. Possibili, immaginabili sul telefonino, stavano ancora lì a leggere, okay? Perché ormai diciamo, chi legge eh, è colui che eh, diciamo viene elevato quasi, no? è, è quello intellettuale. Si potrebbe utilizzare comunque questo sfruttare internet, appunto, se io voglio leggere un libro, Fa, rifaccio l'esempio di Steven Wilson, non voletemi male. Però, se io voglio leggere il libro di Steven Wilson, ok? Perché mi voglio interessare a sto alla storia di Steven Wilson. E uno fa una ricerca prima di comprarsi il libro, magari fa una ricerca, trova il video che ho fatto con l'autore del libro e può ascoltarsi già un'ora e mezza, un e mezza del, di quello che il libro, di cui il libro parla. Okay? Questo porterà sicuramente all'acquisto del libro. M eh, ma nel momento in cui poi, poi andrò a leggere quel libro, io avrò già immagazzinato una serie di informazioni. Okay. perché l'ho già sentite e quindi mi sono già amiche, quindi è in questo senso qua che internet va utilizzato per poter essere da supporto e poter essere da, 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 da insegnamento nell'apprendimento un po' più veloce di quello che potrebbero essere va le varie tecniche, e così come potrebbe essere per l'insegnamento della chitarra, piuttosto che perché magari un tuo allievo studia un pezzo con te, sa che deve fare il pezzo così non so se magari tu hai la possibilità anche di consigliargli un video di qualcuno particolarmente che magari ti piace anche a te di ascoltati quello perché quello lì lo fa bene lo fa giusto come devi farlo tu piuttosto che invece andare a sentirti quell'altro che invece non lo fa tecnicamente giusto o corretto per cui magari può essere anche appunto utilizzato come supporto ecco mi vengono in mente questi esempi qui deve essere utilizzato sempre furbescamente ok ho capito non so, sono risposto. Sì, 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 sì ho eh, risposto. Poi è eh, una domanda così, cioè non è che, cioè, il giusto o sbagliato? Eh, giustamente, ognuno no, no, no. Ma è uno spunto sicuramente interessante eh, di riflessione, eh, assolutamente sì. Non so se i ragazzi hanno, hanno altre, no, hanno altre domande. altre Paura, <ride> è un sì, Paolo? Ah, ok, no, perché <ride> non capivo. Grazie. Allora, il nostro Paolo ha un'altra domanda. Eh, allora. Eh, Prima parlavi di, di progressive, eh, di come la definizione sia un po' cambiata, e volevo chiedere se secondo te ci sono più possibilità adesso di reinventarsi, diciamo, di inventarsi come facevano, eh, insomma, come ha fatto Jimi Hendrix, eh, eccetera, o, o insomma ce ne sono di meno, considerando anche l'ambiente in cui uno si sviluppa? Sicuramente hai la possibilità di raggiungere chiunque, perché oggigiorno a tempo zero tu raggiungi chiunque. Okay? Beh, chiaramente, tanti come te possono in ugual modo raggiungere chiunque. Per cui, diventa difficile da questo punto di vista poter emergere. Okay? Tutto sta, secondo me, nell'avere comunque alla base un prodotto. Diciamo fondamentalmente valido okay? quindi come Jimi Hendrix al tempo aveva comunque le sue cose da dire se anche tu hai delle cose da dire non devi fare altro che eh, metterle su internet con tutte le, diciamo, le premesse che abbiamo fatto prima e, e, diciamo, e, e sperare cioè, non sperare, credere nel tuo prodotto quindi portare avanti il, quello che è il tuo perché. Quindi portare avanti quello che vuoi comunicare. Okay? E posso fare l'esempio mio che era appunto creare relazioni attraverso la musica ed è quello che sto facendo perché questo mi ha permesso appunto di poi di essere qui. Per cui ecco il consiglio è appunto quello di provarci e buttarsi e crederci veramente e impegnarsi con passione. Sono, sono d'accordo, sì, sì. sì. Da, 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 sono Maestro c'erano altri commenti in relazione alle cose meravigliose che ci sta raccontando Massimo. No, io sono, sono, sono molto d'accordo con la cosa che hai detto. Sono contentissimo tanto di aver avuto questa. Opportunità di calarmi in questa nelle, nelle vesti di Massimo Minelli, e, no, io che dire ti ringrazio, T è stata grazie. una serata interessantissima. È stata una serata ehm, grazie a voi bene. per l'invito perché veramente è, è stata veramente una gioia è, poter partecipare. Ed è la primissima volta che faccio una cosa in diretta, per cui quindi siamo stati anche i Magari... precursori delle dirette <ride> del Brisbane <Studio>. esatto, esatto, <ride> Proprio, probabilmente <Sente> sì. <ride> Ma guarda, speriamo tra l'altro magari di, di, di poterci rivedere anche con, col pubblico prima o poi, che insomma tutti ormai agoniamo questa possibilità. E, io ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio per tutti gli spunti meravigliosi che ci hai dato. Ringrazio ovviamente i nostri ragazzi che sono stati qua con noi, il maestro eh, Alberto Cavoli, eh, poi ringrazio il maestro Riccardo Barba alla, alla Console, manco fosse il DJ. De, e soprattutto Giancarlo Bondoni per il super aiuto che ci ha dato nel, nel costruire tutto il nostro carrozzone e, e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. E, vi ricordo che sulla pagina Facebook della scuola di musica. Eh, siamo sempre eh, in aggiornamento con i prossimi eventi, con i prossimi corsi, e eh, quant'altro. Quindi, venite a trovarci, venite a sbirciare: che insomma, gli eventi sono già tutti online, comunque sia per questa rassegna che per eh, altre, altre attività. Eh, che dire, io vi ringrazio tutti. Eh, vi, un ultimo applauso, sì, facciamolo. Siamo, Grazie a voi. Siamo abbastanza da fare, un applauso credibile, eh, buona serata, buonanotte a tutti, grazie mille. E a presto. Grazie, a presto.